Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gera. Oggi siamo qui in un nuovo video. Ci tenevo a ringraziarvi per i 3.000 iscritti che abbiamo raggiunto da poco. Grazie mille. Io come sempre cerco di portarvi uno o due video a settimana, nonostante gli impegni, e spero che questo venga apprezzato. Inoltre, prima di cominciare, volevo ricordarvi che se ci fosse qualcuno interessato al coaching su FIFA 22, quindi vuole migliorarsi su questo capitolo, non gli basterà far altro che contattarmi su Instagram, link qui sotto in descrizione, e scrivermi in direct. Detto questo, andiamo al video che sarà molto breve e oggi vi mostrerò le mie impostazioni controller post-patch. Come sicuramente sapete, dopo la patch è stato risolto questo bug che vi permetteva di utilizzare queste configurazioni, quindi automatiche, come colpi di testa assistiti, affronto assistito, eccetera, eccetera, anche online, nonostante dicevano che online non si potevano utilizzare tali meccaniche. Dopo la patch, quindi, è stato sistemato tutto e di base voi potete mettere anche no o sì, ma comunque giocherete con sì a prescindere, quindi non ci saranno più questi vantaggi di avere l'assistito, quindi la difesa è diventata un po' più difficile per chi era abituato ad utilizzare assistito e quindi non ci sono più questi aiutini, diciamo. Quindi togliamo questa parte iniziale e andiamo ad analizzare le altre impostazioni come le ho impostate. Allora, abbiamo aiuto passaggio filtrante e semi, perché comunque voglio avere maggiore gestione del filtrante. Ho provato sia manuale che assistito, ma non mi ci sono trovato. FIFA Trainer nasconde, non ci serve. Finalizzazione a tempo, sì ragazzi, il timed finishing è molto importante, quest'anno vi aiuta nelle situazioni difficili, perché se riuscite a fare il tempismo perfetto, vi esce un tiro molto molto più performante. Indicatore cambio prossimo giocatore, sì. Aiuto intercettazione passaggi, sì. Cambio automatico sulle palle alte e vaganti. Aiuto al movimento, cambio automatico limitato. Li ho provati tutti e tre. Mi sono trovato bene solo con nessuno e limitato. Per il momento sto utilizzando limitato perché comunque non mi sta dando problemi. Aiuto rinvio direzionale. Aggancio al giocatore, sì. Quindi il player lock è importante per creare nuove azioni offensive. Cambio icona, sì. Cambio con levetta destra in base al giocatore, quindi lo switch. Aiuto passaggi raso terra assistito, aiuto tiro assistito, aiuto cross assistito, aiuto passaggio alto assistito, aiuto parate assistito. Scatto analogico no, blocca ricevitore passaggio presto, perché così abbiamo già il giocatore che sta per ricevere il pallone selezionato, quindi è più reattivo, io mi trovo molto meglio così. C'è chi utilizza tardi, che è quella predefinita, però io mi trovo con presto. Feedback vibrazioni utente no. E resistenza alla pressione no. Queste sono impostazioni ovviamente per chi ha PS5, chi ha PS4 queste due non le vede. Poi per il resto ragazzi io gioco con alternativo, quindi tiro con quadrato e cross con cerchio, corro con R2, mentre gli altri anni correvo con R1, però quest'anno ho deciso di cambiare. Per quanto riguarda la fase difensiva, scivolata con cerchio, contrasto con quadrato, contenere con X che non utilizzo mai praticamente, e poi questi sono tutti gli altri tasti. Queste sono le mie impostazioni controller post-patch. Poi, se volete altri video riguardanti le impostazioni visuali, eccetera, eccetera, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci becchiamo al prossimo video. Fatemi sapere come vi trovate in caso con queste impostazioni e se le andate ad utilizzare. Noi ci si becca al prossimo video. Un saluto da Gera, ciao!